canguro dello 68, canguro dello 68. A Villa Casa Nostra ci sono i ladri. Mandami qualcuno. Intanto vado a vedere. Ma proprio adesso doveva guastarsi la radio. Canguro dalla 68, canguro dalla 68, non sono esseri umani, non sono esseri umani! 68, mi stanno aggredendo! Piero! Piero! Stai calmo, siamo qui, abbassa la pistola! Metti giù la pistola! E sei bambino! Senti come sono caldi gli abiti. Guarda, la porta è chiusa. Guardala! E in quel momento mi si è spento il motore, luci e tutto quanto. Insomma, ho impugnato la pistola e la pila e mi sono portato verso la strada. Nel momento mentre mi portavo, le quattro luci sono sfilate dietro la casa, direttamente. Che cosa è successo e quando è successo, signor Fortunato? Ho visto una cosa che non finiva più. Che cosa? Una cosa che non finiva più. Che cosa è una cosa che non io finiva lo, più? Io lo definisco, per me è un mostro, ecco, non è una persona umana. Lei vorrebbe rincontrargli una domanda, ma nemmeno, dice il signor. Sono messo in piedi. Sì, sì, mi sono rotolato. La mia cosa di reagire, prendere subito la pistola e il faro, accenderlo, vedere cosa mi avesse spinto, distinto, fermi là, non vi muovete, ma in un certo momento ho cominciato a guardare due cose enormi per terra, guardare ma cos'è, guardare cos'è, finché non l'ho visto in faccia, io, scusa il tema, mi sono cagato addosso. Allora, questo signore in uno di questi incontri, nell'80 per l'esattezza, sì, ha ricevuto un oggetto da questi alieni, cioè lei è salito sull'astronave. Sì. Ma gli è stato consegnato, però l'hanno portato loro stessi. Un oggetto, abbiamo un disegno riposo di questo oggetto che, sì, che le hanno consegnato, un oggetto, questa qui, che è un cubo con dentro una sfera, con dentro una piramide. Questi sono i simboli Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ora non so se i marziani hanno fatto tutta questa strada. Questo è l'alieno, l'extraterrestre, che è stato visto dal signor Pier Fortunato Zanfretta nel dicembre del 78 nei dintorni di Genova. Ecco, ma è stato un contatto violento, pericoloso oppure no? No, io me lo sono trovato davanti e sinceramente sono trovato paura, è logico, non è un essere umano. Beh, 3 metri di altezza? Circa 3 metri, guardando la casa arrivava quasi alla grondaia. Ed è verde come sono verdi sempre i marziani anche nei fumetti, nei io film? Io l'ho visto così. Quindi non era una cosa piacevole, tant'è vero che lei ha perso i sensi
E quando si è riavuto ha dato anche l'allarme. Sì, ma praticamente io mi ritrovo per terra nel prato, riprendo la pistola e la pila e mi sono ricordato cosa ho visto, quindi l'ho puntato su quello che avevo visto, ma non c'era niente. Quindi la paura mi ha preso, ho cominciato a correre verso la macchina. A un certo momento parte la macchina al motore da solo, si riaccendono i fari, tutte le luci della zona si riaccendono, a un certo momento da dietro la casa si alza un oggetto luminoso con una luce proprio che non si poteva vedere, no? E sparisce nel cielo. Quindi mi è caduta pistola e pila. L'istinto al buio a cercarlo, ho preso pistola e pila, ho acceso la pila e l'istinto ho detto fermo lì non ti muovere. Ma quando l'ho detto fermo lì non ti muovere, mi ho messo a fare così, non ti muovere. Quanto era alto? Quanti erano innanzitutto? Due metri, 2,80 metri buoni, arrivavano quasi sotto la grondaia.